raga. Dimmi che canzone devo mettere. Dimmi che canzone devo mettere. Dimmi che canzone devo mettere. Un attimo raga che faccio tutto quanto, tanto entro nel mondo così. Ok, ciao raga, bentornati. Scusate, c'è la porta. Eccomi raga. Oh, cariche. Oggi ditemi nei commenti cosa devo fare, tanto adesso apro tutto quanto bene. Allora raga, per ora ho deciso di, non mi ricordo più perché, di andare a visitare la fortezza, prendere un po' di soldi, devo prendere un po' di roba. Raga, ho delle mani, sono gelide del povero. Raga, mi sono fatti questi qua due per poi andare in nene con il nostro caro di casa. Thank you.
raga, partiamo subito. Allora, prendiamoci. Siccome sono anche morto nel Nether, quindi niente. Questo piccone tanto non è che devo prendere troppa roba. Spada, piccone. Ovviamente andiamo a farci anche la spada di ferro. Dopo, raga, facciamo le scale. Così almeno. Raga, c'è questo qua. Allora, chiudiamo tutte le cartelle così. Ok. Oh, ciao Emma. Mi raffacco in Milano, ehi, bu bu Milano. Auto blu, corro con il mio fra. Lei messa lì, ho messa là. Non tornare in città. Brum brum, quello zip sembra un super motard. MI c'è il mio fra, arriva in 5 minuti. Il seppu ti parla slang slang. Non sarà per sempre, danza danza sui miei palmi. Sa che vengo da niente, già si già. Auto blu, corro con il mio fra. Lei messa lì, ho messa là. Non tornare in città. Brum brum, quello zip sembra un super motard. MI c'è il mio fra, arriva in 5 minuti. E se puti parla slang slang. Non sarà per sempre, danza danza sui miei palmi. Sa che vengo da niente, già si già si attenta a quelli. Non parlo con la gente, che qua chi tradisce osa cosa fa per questo cash. Bene. Do, do, do.
Milano mi pare Las Vegas. Non ti rispondo sui media, però te lo giuro che c'è un cuore mega. Necessito di un cuore nuovo, confermo l'ordine su Glovo. Non penso sia un problema alla mia età. Tic, tic, tac. Non credo all'anima gemella, però per tutto il tempo che ho farò peace and love come Yoko e John. Voglio i fuochi d'artificio, bom bom. Stanotte al Super Bowl. Esco fuori da me, perché dentro quanta gente c'è. Come alle feste di Pablo, come alle feste di Pablo. Quanta gente c'è. Belle le feste di Pablo. Vieni alla festa di Pablo. Sono alla festa di Pablo. Quanta gente c'è. Belle le feste di Pablo. Questo parla, c'ho la birra calda. Fin troppo italiano in Spagna, lo diceva mamma, sì però che alba. Sì però con calma, nella metro gialla c'è una luna tanta. Esco!
Sai che mi chiedi selfie ma non sono nessuno. Pensano che faccio house con le trombette e il tamburo. Alla fine gli scombussolo un po' i piani. Prima ridono e poi battono le mani. Battono le mani, 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 battono le mani. Anche se sto beat non va, tiro bombe a mano fra che fanno bam bam bam, fanno bam bam bam. E con la canzone giusta parte il pogo nella pista e siamo noi, solo noi, come fossimo ad un re. Siamo noi, solo noi, siamo noi, come fossimo ad un re. Siamo noi, solo noi, solo noi, come fossimo ad un re. No bam bam bam. Sin da bambino, con i colpi al muro urlando del mio vecchio vicino. Dopo il party il banco a scuola diventava un cuscino. Addormentavo solo con le favole di Franchino. Anche se sto beat non va, tiro bombe a mano fra che fanno bam bam bam, fanno bam bam bam. E con la canzone giusta parte il pogo nella pista e siamo noi, solo noi, come fossimo ad un raid. Siamo noi. Fossimo ad un rave. Battono mani, battono le mani, battono mani, battono mani, battono mani, battono le mani, battono mani, battono mani, battono mani, mani. Ciao. La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile. Sarà un giorno migliore domani. Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente. Un albero che cade e una foresta intera che cresce. Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre. Siamo fiori cresciuti dalle lacrime. Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire. Troverai un posto migliore un passo dopo la fine. Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine, diventando forti per smettere di soffrire. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me.
queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me. Tu mi hai insegnato che si cade per rinascere, che un uomo è forte quando impara ad essere fragile. Portami con te, ti porterò con me. Portami con te. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani, anche per te. Poi, raga, qua ovviamente il nostro diamante che abbiamo trovato. Poi, questi tanto li mettiamo qua dopo. Quando ancora non avevo il mezzo, con le tipe era rischio friendzone. Le fughe dei controllori senza biglietto, ATM fuck, ora guido il mezzo. Giro con lei, sopra un Audi, tedesca come i Guster e Crowdy. Quando passo in piazza fanno gli applausi. A volte ripenso a quei tempi in cui i grandi ci davano il cattivo esempio, e noi chiedevamo a papà di comprarci in mezzo. L'odio quando rispondeva che era troppo presto, sì, ce l'avevo promesso. Perché lui sì, ce l'avevo promesso. E ora voglio avere in mezzo, ora voglio avere in mezzo, ora voglio avere in mezzo. Prendici più quello, non vado al prezzo. Ora voglio avere in mezzo, ora voglio avere in mezzo, ora voglio avere in mezzo. Prendici più quello, non vado al prezzo. Giro Milano sulla mia smart, faccio dei rabate come go kart. Pensavi che quello fosse un parcheggio, ma se ti avvicini trovi il mio mezzo. Ho l'ansia per i voli low cost, non voglio stare le ore al gate. Un viaggio comfort con Emirates, in prima classe come Bill Gates. Andavamo a ballare coi tacchi, e piuttosto che farci due passi, che spazi chiamavamo sempre il taxi. Non sapevamo come arrangiarci, ma mi ricordo quelle notti che da casa a casa tornava a piotti. In paranoia per la contest, spate come dopo lo ci davano il cattivo esempio, e noi chiedevamo a papà di comprarci in mezzo. L'odio quando rispondeva che era troppo presto, perché lui sì ce l'aveva promesso. Perché lui sì ce l'aveva promesso. Ora voglio avere in mezzo, ora voglio avere in mezzo, ora voglio avere in mezzo. Prendici più bello, non ballare a prezzo. Ora voglio avere in mezzo. Cosa serva? Sarà che la mia non ha mai toccato terra. Ricordo in quel concessionario, nuovo ricco vestito da zingaro. Poco dopo sopra la mia prima Porsche, ero povero di nuovo ma di nuovo libero. Sempre noti la macchina è calda, dove ti portano reciderei. Ho l'onda verde sulla circonvalla, che questa notte mi sembra Bahrain. E ora voglio avere in mezzo, ora voglio avere in mezzo, ora voglio avere in mezzo. Prendici il più bello, non badare a prezzo. Cavallo bello, bello, il nostro cuore. Dari anni 90 di Calvin Klein, anni che sono in sbatti per i party di Philip Lane. Modelli escono come zombie dalla copertina di Vanity Fair. Tutti total black, ma che cazzo è? Sembra che rubate dall'armadio di Bruce Wayne. Alla sfilata di Moschino, c'ho stilo vestito sportivo, mi ostino ad entrare. Mi guardano male, mi balzano, giuro che faccio un casino. Sto con la stylist che dice styla. Sto nello store di Stone Island, sto nato da 4 Long Island. Come sta, non lo so, sembra China. Sai, è un anno che aspetto questa fashion night, e nel thank you.
Samuel ero mica Enzo Miccio. In mezzo a sti rapper si come spicco. Ora va di moda e fai quello ricco, ma poi piangi come lenticchio. Ah! Metto l'oro tipo un faraone, con sotto la tuta davvero cafone. Con quella maglia di Gucci tarocca, sino belle scarrafone. Brilli come un lampione, sì ma non sei Lady Gaga. È Papi che paga le Balenciaga, perché è la sfilata, se no chi ti caga. Wow. Quelli accampati che fanno la fila con la... Cortina, peggio del cast di un film di Vanzina. Moncler a Montone col dolce vita, nei panni di Boldi e di Siga. Vedo Milf sopra lo ski lift, metto giù gli sci, vado a super G. Fuori fa freschino, faccio la preschi. Sole e whisky, la libidina è qui. Dicembre, Milano sarà sul Mont Blanc. E ogni notte sarà sempre come il capodanno di Nainggolan. Ostriche e champagne. Cena, c'ho una fame mega, sai che me ne frega dei tuoi amici vega. Mangio solo verde, sembrano della Lega. A me cosa serve, mica sono a dieta. Andiamo in quel posto che ho scelto io, gambero rosso, mica fast food. Sì, ma stai addosso col cibo bio e tutti quei posti che scegli tu. Scegli dove prima leggi di una recensione. Ho troppa fame, quindi prendi una decisione. Sono cattivo come Tyson su TripAdvisor. Non prenoto in posti a caso, sono malato per il football. Voglio la cosa con più gusto, ma pure un piatto che sia con un sapore che fa brutto. Sono malato per il voglio primo, secondo, contorno e dessert. Ma nei ristoranti 3 stelle Michelin. Se mi siede prendo anche solo un caffè, costa più di Neymar al Paris Saint Germain. A cena in ciabatte fanculo il dress code. Dopo il secondo voglio anche il terzo. Ti guardo male solo se ne chiedi un pezzo. Sparo i camerieri fra Old Wild West World. Quello che è in tacchi, vita su lacchi. Tono te Io che non andavo a scuola, mamma mi chiamava, mi diceva che fai, entro in seconda ora, ma poi non entravo tra mille pensieri, quindi sbuffo marijuana, quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no, parli e dico ok, ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, mamma già sapeva da mappa che in parte mi prendo una sbloccata, filo non c'entravo, ho lasciato
sprecato a scuola, yeah. Sempre all'ultimo banco, le formule non le so, yeah. Non puoi dirmi di no, non distrarmi se poi quando parlo ti foto, troppo easy, mille grazie, yeah. Troppi, troppi, finti come va. Beh, fa un culo, dimmi ora che ti serve, che godo a dirti no. Come sto? Non lo so, e se lo so, dove vengo a te che parli dietro, come no. Dico po', non ci sta, se ci sta. Con quelli come te io resto freddo, yeah. Non ti chiamo a departo e non mi inculo nessuno. La testa mi esplode, il ciel pure, yeah. Io che non andavo a scuola, mamma mi chiamava, mi diceva che fai, entro in seconda ora, yeah. Ma poi non entravo tra mille pensieri, quindi sbuffo marijuana. Quindi figlio di puttana, sei lontano dai miei guai. Non ti conto proprio, no, parli e dico ok. Ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, mamma già sapeva da ma qualche parte se mi prendo una sbroccata, yeah. Io non c'entravo, ho lasciato stare quando ho visto una puttana. Quindi figlio di puttana, sei lontano dai miei guai. Non ti conto proprio, no, parli e dico ok. Ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, yeah. Bro, ma aspetta un istante, ma di cosa stai parlando? Per essere tuo amico devo vestirmi così, ma proprio col cazzo, ehi. Guarda proprio tasso, non mi basta. Mi va, non ti cago, non ti penso. Grazie mamma che mi ha fatto un po' diverso. Bella trama, bella merda, se ci penso resto perso tra mille pensieri, yeah. E tu che mi dici come va? Io ti ascolto proprio, no, fra, yeah. Guarda dove sono, Nancy, senza te, fra, yeah, yeah. Io che non andavo a scuola, mamma mi chiamava, mi diceva che fai, entro in seconda ora, yeah. Ma poi non entravo tra mille pensieri, quindi spuffo marijuana. Quindi figlio di puttana, stai lontano dai miei guai. Non ti conto proprio, no, parli e dico ok. Ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, mamma già sapeva da ma qualche parte se mi prendo una sbroccata, yeah. Io non ci trovo, ho lasciato stare quando ho visto una puttana. Quindi figlio di puttana, stai lontano dai miei guai. Non ti conto proprio, no, parli e dico ok. Ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, yeah. Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, yeah. Ok, ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, yeah. Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola. Ha portato della roba, le ritroviamo molto là, molto probabilmente. Accidenti a quel finish. Restare da solo perché sarà sola, solo vuol dire che erano solo infami, yo. Lo so fa male sto modo, ma prendi bene sto mondo e manda fa un culo e finti le gami, yo. Pare per dimmi com'è, sì dimmi com'è, poi dimmi com'è, tu puoi avere una Ferrari, ehi. Odio, odio restare sul suolo, per me restare sul suolo vuol dire solo essere più umani, ehi. Odio restare sì con le mie mani in mano, perché ho tante voci in testa che mi richiamano, ehi. Ho quell'amico che quando sta preso male non ci sta bene, pure se poi mi incavolo, ehi. E come se faccio una corsa ostacolo contro le male lingue, però contro chi fa da trampolo. Lascio la scuola, non sto più finto per gli altri, sono tornato, mo. Non te ne frega proprio un cazzo delle tue idee, sei fallito. Non me ne frega proprio un cazzo se non ci sta nessuno, sto solo, 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 solo. A volte mandi refanculo tutti. Fuck you all, fuck you bro. Oh my god, fanculo. Sto loco, come bro. Quelli veri, giro distratto. A me no, alleluia che non sto sull'asfalto. Non chiedo mai che mi turba la mia anima. Si sveglia ma vado via. Di te bro, dammi guardi dal cazzo. Run run dai rob, non si campa che drop. Sta con la bomba nei box. Con un grammo sulla gamba, con l'altra euro. Tu vorresti l'iPhone, tu vorresti le phone. Ma sei un rapper starter, pacca e pure pacco. Pure falso, non solo pure scarso. Non solo pure matto, non solo pure ladro. Ma tira, chiudo in cancro, ma tira, chiudo in cazzo. Tira, chiudo e babbro. Non te ne frega proprio un cazzo delle tue idee, t'ha fallito. Non me ne frega proprio un cazzo se non ci sta nessuno, sto solo, 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 solo. Sto solo, 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 solo. Sto solo, 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 solo. Se non ci sta nessuno, sto solo. Nella culla la luna vuole calma. Ma sono detto bitch. Ma non sopporto bip. Oh bene raga, ora sento bene. Forse sentite meglio raga ora. Raga, mi sentite abbastanza forte? Ok.
Ragazzi, allora, che si deve fare? Bisogna prendere del legno. Allora, prendiamo subito, posiamo tanto questa roba qua. Un po' abbiamo liberato lo spazio, qua forse questa cassa la trasferiremo nel passaggio segreto che adesso vi farò vedere. Posiamo tutto quanto. Ok, abbiamo 15 smeraldi ragazzi, è un botto di roba, non so cosa farci però... Ok, andiamo a mettere a cuocere tanto questo. Ok. Ok, andiamo a mettere a cuocere tanto questo. Allora, che devo posare? Qua tanto questo. Ciao. Ok. Dai raga. Ci si può fare, eh? Allora, questo va posato. Ragazzi, non ce la farò mai a posare tutto quello che devo. Ok, tanto spawniamo qua e andiamo a dormire e poi prendiamo del legno dopo, prendiamo anche dei funghi quelli là. Ne ho abbastanza di legno, quindi posso farlo. Allora, guardiamo cosa abbiamo fatto la celeste di fa. Ovviamente la nostra spada. Vabbè, questo non lo provo mai a vedere adesso. Ah, vabbè, potrei anche fare uno scambio, però non lo faccio perché non c'ho voglia. Allora, andiamo a prendere il nostro... Oddio, due polli su due sono nati. Prendiamo 64, bastano quanto non è tanto. Allora, prendiamo tutti i nostri funghetti. Perfetto. Prendiamo i nostri funghetti. Ci serviva anche una... raga, dove la faccio... le cose qua per metterci funghi. Allora, vi do delle opzioni. Un attimo, eh. Una è qua. Qua dove ci tiro l'uovo. Prendo un altro uovo. O dite o uno o due. E la seconda, aspettate, sarebbe... Vediamo un po' dove possiamo metterlo. Lì non è male, comunque sia... Allora, andiamo. La seconda sarebbe ovviamente qua. Verrebbe un po' tutto pieno, però va bene. Oh, scrivete nella chat 1 o 2. Tanto. Bene, sceglierò la 1 perché è meno ingombrante. Non è che la faccio troppo grossa, quindi... Allora. Tipo... Chiudiamo fino a qui. Adesso giriamo. E lo facciamo un attimo storto, che viene così. Tecnicamente fra un po' dovrebbe venire anche mio fratello, non so se viene. Ok.
Che mancano giusto pochi blocchi. Voilà, perfetto, liscio. Andiamo a mettere il nostro legno per farci crescere i nostri funghi. E opla. Ci siamo quasi, ragazzi. E poi, ragazzi, andiamo a fare tipo un magazzino gigante. Non so dove adesso, però andiamo a vedere. C'è questo coso qua che mi dà fastidio. Sto pollo, già ne vedo troppi. Ok, mettiamo i nostri 5 funghi. Uno. Perché non le fa mettere? Raga, non me li fa mettere. Vabbè, raga, non lo so, vedrò dopo di metterlo, però prima me l'ha fatti mettere, non so perché. Allora, con questo legno, per quello che andremo a prendere adesso, andremo a fare un magazzino, credo, o nella pianura o laggiù sotto, sotto casa mia, mi sa sotto casa mia, però vediamo adesso. Voglio fare questo magazzino gigante perché che non ho veramente più posto per le ceste, ad esempio tutto il cibo. Dove lo metto? Non lo so. Quindi andremo a fare, non è troppo gigante, ovviamente vedremo come farlo adesso, non lo so. Prendiamo subito della terra e della legna, perché ci serve della legna, della terra e anche della cobblestone. Dovrebbe essere molto meno di cobblestone, però solo per fare le rifiniture. In questo momento prendiamone così, tanto basteranno, lo so, vedremo. Prendiamo la nostra terra, la mettiamo qua. Oh! Mettiamo via questo, siamo a lui, e andiamo a prendere la palla stavolta almeno. Comunque ho trovato questa mappa che è già nella live di prima, vabbè. È veramente strana come mappa, se volete... La mappa è un seme, via. La prossima live non so quando sarà, però la farò. Quella di prima era per prova in realtà, però cioè la seconda di prova perché non avevo ben capito come funzionava. E in realtà è molto semplice farle, come se volete posso fare anche... oddio mio, quanto c'è da spianare, però... è uguale. Allora, andiamo a spianare tanto. Sarà per prova e quindi se volete un tutorial di come faccio io le live, come tutti gli streamer infatti, però da OBS Studio, ragazzi, arriviamo ai 10 iscritti. Buona, 10 like qua adesso, questa live. Poi ditemi su cosa volete che io faccia le live. Su Fortnite arriverà già. Quindi, raga, su Fortnite tranquilli che arriveranno. Forse faccio prima a riempire, però vabbè. Quindi non vi preoccupate che piano piano le live arriveranno, perché come sapete ho un account che lagga perché ho pochi FPS. Quindi adesso un mio amico mi sta cercando dare il suo account che è riuscito, vabbè non si dice, che praticamente si è ha un sito, ha preso un sito e che non lagga, serve non far laggare proprio appunto altri giochi. Che questo sito si chiama, scusate, si chiama un attimo Nvidia. Quindi su Nvidia mi regalerà tipo il suo account, quindi non laggerà e sarà fatta un po' apposta, diciamo. Quindi ragazzi, state calmi che arriverà tutto quanto. Calma. Allora io ho portato tanta terra, ma perché ovviamente mi sa che queste grotte qua le tapperemo, tranne una che porta direttamente a casa, vabbè tutte e due, no questa
la lasceremo perché tanto dopo lì c'è un'altra miniera ancora. Sì, ragazzi, un botto di miniere. E andiamo a prendere un'altra pala. A me piace più passare di qua, però. Oh, ok. Andiamo a prendere un'altra pala. Se non ne abbiamo, ne facciamo, così. Allora, mangiamo un attimo. E troppa terra, troppa, ragazzi, troppa. Andiamo, ok. Un attimo che levo queste torce, se no le spreco tutte. E bene. Allora, guardiamo, qua dovrebbe essere tutto cotto, giustamente. Guardiamo se abbiamo delle altre pale, ok, non sfruttate, perfetto, questa terra tanto per ora la mettiamo qua, ok, per ora. Prendiamoci più di uno perché dai, tanto, ok, no, abbiamo solamente questo, quindi va bene. No, facciamo prima passare di sopra, quindi passeremo di sopra. Come vedete, sì, giù non ho ancora riempito tutto, lo farò nella prossima live, non lo so, boh, vedremo. E sto cercando di far entrare dei miei amici, però ancora non ho capito come ben fare, mettere il seme, insomma, creare il server, vabbè. Ragazzi, ce la faremo con calma e ce la faremo, sono sicura. Infatti, raga, calmi, calmi tutti, che ce la posso fare con calma, ovviamente. Se non avete calma, cacchi vostri. Adesso, dopo ditemi cosa devo fare. Facciamo sulla sua. Scavare, abbiamo scavato tutto quanto, quindi adesso bisogna tappare tutti i buchi e levare quell'albero là che tanto non ci serve. Io credendo di ho fatto un'altra pala, però in realtà non lo so, non mi servirà mai a nulla, tanto dovrò sempre spianare qua. Ci vediamo quando spiano. No, sto scherzando, raga, è una live. Ditemi se vi piacciono più le live o i video normali. Anche se a me piacciono più le live, sinceramente, perché posso uno chiacchierare con voi e poi altra roba. Ok. Io sarò sicura, però il legno che ho non mi basterà mai per niente, ragazzi, è gigante questo posto. Poi è un magazzino, quindi deve essere gigante, appunto, però non mi basterà mai il legno. Allora, prima faremo tutto il perimetro con la terra, quindi la terra sarà uno di rialzato e ci sarà tutto il perimetro. Io volevo fare una cosa abbastanza speciale, però se la faccio una speciale non mi entra, però la faranno entrare. Quindi raga, ci vorrà tantissimo tempo a farla. Ok, abbiamo spianato fin qua, devo spianare tutto qua ancora. E proviamo a levare tutto l'altro. Allora, prima tutto qua andrà levato, lasceremo solamente quello per ora, tanto non ci serve. No, questo lo lasciamo l'albero. Oh, voglio avere un albero dentro. Non è vero, lo leverò.
non so se qua ci arriverà, però vabbè, uguale, no? Credo di cavarmela di cosa costruire, quindi non so se verrà una cosa schifosa e non so niente, quindi ok, questo albero ci copre un attimo. Ok, allora partiamo subito da qua. Deve essere abbastanza grosso, quindi da qui partiamo sempre qua e arriviamo fino a qua. Andiamo giusto, ok. Da qui arriviamo fino a qui, che poi arriverà fino, aspettate, non mi ricordo quanti blocchi ho fatto grosso. Poi sarà più piani, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ottimo! Quindi 17 diviso 2. No, raga, non ci vorrò mai in matematica. Allora, più o meno la metà, vabbè, la metà è che dobbiamo andare a dormire. Allora, ho deciso che quella cosa lì la farò molto più piccola di quanto credevo di farla, però la faremo. Forse, ragazzi, faccio tipo una, vabbè, avete capito, faccio un piano, però faccio anche sotterranei, quindi vediamo come viene. Ok, è veramente tanto spianato. L'ho spianato bene, vuol dire, comunque, raga. E forse andremo anche a sistemare la live se ne ho, sì, la base segreta, se sempre ne ho voglia. Perché non so quanto durerà questa live. Non ho la minima idea. Non ho la minima idea, adesso guardo quanto è lunga già. Ah, ragazzi, hashtag no. What hashtag WhatsApp, tutti ragazzi, se volete vincere il contest. Non esiste il contest, però è uguale. Andiamo a letto. Ma chi ti ha mai nominato ha scritto Lalla ciao. Raga, che volevo dire, non mi ricordo più. Allora, questa però è la mia vaniglia veramente piccola, voglio farla molto più grande. Prima o poi dovrà tornare il mio amicone. Oh, ce la posso fare? Ui, ok. Minchia, ho messo 10 anni. Ok, oh madonna. Allora. Veramente devo spianare tutto questo. Va bene, facciamolo. Se devo farlo lo faccio, se non devo farlo non lo faccio. Qui ho fatto qua, credo. Sì, ok, perfetto. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allora, dobbiamo fare 17 e la metà di 16 e 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qua, e poi viene fatto 1 e 2, questo sarebbe, che poi non è che viene troppo grossa, però viene, no, non voglio fare troppo grossa, ok, da qui fino a qui, e sarebbe la mia entrata del nostro caro. Adesso prendiamo la cobblestone, la facciamo alta, guardiamo un po', tanto poi ragazzi il tempo per rialzarla non ci sarà più dopo che ho fatto il tetto, però 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, così. Aia, ok, va bene, non lo so quanto ho fatto alta, però uguale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
tipo 11, no, noi proviamo di 11. E questo, ragazzi, verrà alto meno, tipo... così. Che parkour visto, ragazzi, poi devo creare anche un parkour. Adesso no, perché ovviamente non mi basterà mai tutto il legno che ho, però... è uguale, noi ci proviamo, no, ragazzi. Allora, qui ovviamente questo albero mi fa fastidio, quindi... ok, arriviamo così. E uno, perfetto. Allora, ci mangiamo questo. Allora, andiamo qua. Poi andiamo qua. Cerchiamo di non prendere danno. Vediamo se siamo bravi a non prendere danno. Perfetto. Allora, questo non mi ricordo minimamente quanto avevo fatto altro, però vabbè, proviamo a farlo tipo uguale. Poi ragazzi, vado a prendere altre cose, sono qui. Allora, ok, proviamo subito. Allora, qui no, mi serve altra molta altra cobblestone. Aia. Allora, guardiamo quanto è alto. Sì, forse sono alti uguali. Non mi ricordo minimamente. Aia. Di quanto ho fatto alto? Scusate. Raga, non ce la faremo mai. Ok, arriva mia nonna adesso. Salutate mia nonna. Nonna, vieni qua a salutare. Vieni a salutare, nonna, vieni a salutare, vieni. Vai, vieni. Saluta. Ciao. Va, ciao. Non è una live. È una live. Ti voglio registrata adesso. Che era una mucca? No, questo è. È tipo uno scemo che mi sta messaggiando. Ah. Allora che mi hai fatto ora? Ti tipo registrata. Ah. Vabbè. Ok, allora che devo prendere? Ah, della cobblestone. Raga, alle 6 finisce la live, perché sì. Allora, cioè, raga, c'è mio amico che, siccome adesso mia madre ha tipo aperto il negozio, mia madre è parrucchiera, e sta sfruttando mia madre per farci i capelli. Questo qua che devo insegnargli appunto a fare, a scaricare Minecraft gratis, se volete ve lo faccio fare anche a voi, non, cioè, chiedetemelo. Aspetta, gli dico, guarda la mia live. Ok, raga, dai, ci sono, allora, che devo prendere? L'ho preso, cosa devo prendere? Per ora, sì, ok, l'ho preso, secondo me basta. Tutta questa cobblestone basta per forza, perché altrimenti, ragazzi, ora come faccio a montare, però? Ok, ragazzi, non avevo calcolato questa cosa. Vabbè, in qualche modo farò... oh, ragazzi, adesso risponderò a mio amico, sono in live. Bro, sono in live, non hai capito? Ciao. Che sono in live, ragazzi, lo sentite? Sono in live. Se non capisci cosa vuol dire live... Super Saiyan! Aia! Sono rimasta con pochi cuori. Ok, raga, adesso facciamo un altro coso. Qualcuno è in live? Non lo so adesso, in questo momento sinceramente non lo so. Guarda, senti qualche partecipante. Uno. Chi è? Boh, lo so, non lo vedo, non posso dire con chi è. No, io non lo voglio, aspettare, voglio andare a PC e giocare a Minecraft. Ho scoperto
che anche, come si chiama, anche, come si chiama, non mi ricordo come si chiama, aspetta, c'è un mozzo di memoria, non me lo ricordo. No, non Java. Come si chiamava, aspetta, comunque il mio è Windows 10. Anche il mio è Windows 10. E ci posso scaricare un Rock Simulator. E che è? LOL. Manda a casa. Ok, raga, ho alzato leggermente di tanto perché sinceramente avevo sbagliato e non voglio dire tipo accorciare tutto quanto, ma era qua. Da mia madre, sì. Però non sono ancora entrato. È bello dentro, io non l'ho ancora visto, lo sai. Perché? Boh, cioè sì, l'ho visto, ma in foto. Ma perché c'è mia non è entrato? Sì, ho messo tipo dei cosi. Hai messo? Dei cosi. Cioè, comunque, c'ho la tastiera, non so, sai, vabbè. Che tastiera c'hai, quella colorata? Hai la tastiera quella colorata? No, non l'ho ancora comprata quella. Ma non l'ho comprata. Sì, mi ha dato. Ma fa schifo per giocare, te lo dico. E se no c'ho, ce l'ho un'altra, un'altra, che quella lì nera c'ora. Ah, vabbè, ma loro saltano. Compra le basse, come ce l'ho io. Compra le basse, come ce l'ho io, sennò è difficile giocare. Perché tipo fai il doppio, fai il doppio della fatica, te lo dico io. Ma perché io c'ho più esperienza anche data. Finisce via, su, non sai come sta facendo il computer. Ma poi come dicevo, mi si scaria forte? No. Perché no? Perché da Fortnite ci gioco più da PC, dopo ti copi tutto, ce l'hai già sulla Play. Già l'hai scaricato per la PC, è finito, hai capito? Eh? Mi ricordo, pazzo. Poi hai detto che ti fa schifo. Ma ti farà anche schifo, ma poi ci posso stare. A me arrivo a livello 60, con il mio account di legno mi regalo un balletto. Ma no, ma perché? Tanto fare schifo. Che cambi idea? No, perché da PlayStation non c'è. Sì, ora, ora dici così, via, su, matta zitto. Vabbè, basta schifo forte. Sì, ma non vale, perché te le scarichi da PlayStation che ce l'ha Tommaso, da PC che ce l'ho io. No, te lo tieni sulla PlayStation, già hai capito la parola, poi ho rubato anche il coso a Tommy. Ciao! Ciao! Raga, mi ha chiamato, sapete per dirmi cosa? Per niente, vabbè. Sono sbalordita. Allora, adesso dobbiamo fare così. Dobbiamo arrivare. Giusto qua giusto, sì, e montare su perfetto così e viene una cosa di questo tipo. Non è il massimo, però non è neanche bruttissimo, dai, ci può stare, sempre passabile, diciamo. Perfetto, allora a me, no, parer mio poi, non mi sembra male, e comunque sia è sempre il coso. Adesso qua, vabbè, dovremmo fare così. Vabbè, tutto questo sarà riempito, quindi in questa maniera. Non credo che riusciremo a finire in live, anche se finirà alle 6, vabbè, manca mezz'ora. Però ci proveremo. Allora, faremo più che possiamo. Allora, ok, prendiamo questa terra e la leviamo, tanto non ci serve più. Allora, un pezzo è già fatto, adesso dovremo dividere questo in due e fare
così. Questo sarà tutto il vetro. Mentre qua su sarà tutto. No, aspettate, sarà due piani, quindi. Allora, uno è più alto, uno è più basso, ragazzi. Sarà tre piani comunque sia. Ci metteremo così. Mi sembra carino. Uno, due, tre. Uno, vabbè, il primo è più basso e poi vabbè. E non è tanto simmetrico, no. Però non è male comunque sia. Considerate che dentro sarà tutte ceste o sì, o tutte i fornaci, quindi sarà allevato tutte ceste fornaci da casa mia e ci faremo molte altre cose. No, non ci faremo niente perché tipo niente, non ci può fare niente. L'allargheremo, vedremo, non lo so. E ci faremo delle stanze speciali che metterò il nome di chi si iscriverà, insomma, o che vincerà. Scusate, la devo fare. Buona. Ma chi ti ha mai nominato ha scritto Lalla cazzo. Ma chi ti ha mai nominato ha scritto DS più. Allora, un attimo ragazzi, tempo che devo vedere. Qua. Ok. Perfetto. Adesso ragazzi, non ho più voce. Vabbè, che io dal telefono controllo tutto quanto, quindi guardo che la live vada con bellezza. Questa cosa è bella, per ora è bella questa. Aglio! Allora. Questa per ora diciamo è la sua impalcatura, quindi dovremmo, devo portare dell'altra roba, però. Ok, finiamo questo qua, raga. Allora, guardiamo quanto l'ho fatto, questo non l'avevo levato. Ok, adesso sì. 1, 2, lasciamo di 1, senza contare questo. 1, 3, 1, 2 e 3. Qui, ragazzi, saliremo in questa maniera. Ok. Qui sarà il primo di tutti i nostri piani e sarà solamente il davanti, poi dietro non saranno tutte queste finestre, diciamo. Aia! Potevo lasciare su, non potevo restare su, eh no. Ok, allora adesso il piano sopra sopra sarà il piano segreto, quindi perfetto. Ok, allora guardiamo un attimo se sono proprio uguali. Vabbè, tranne sì, ok, sono uguali. Non è vero, non è vero. Dobbiamo sistemare, quindi raga, sistemiamo. Allora, montiamo tutto su in questa maniera. E spacchiamo. Non abbiamo il piccone, cavolo, vero? Me lo sono dimenticato. Ok, andiamo a prendere il piccone, raga, più veloce possibile, perché alle 6 sto però la live. Ok, andiamo a prendere il nostro piccone. Poi ragazzi, devo sempre sistemare tutta la mia postazione game, piano piano lo sto facendo. Adesso ho finito il microfono, quindi raga, calmi. Adesso questo telefono sempre a suonare. Buongiorno nonno. Ma c'è tutto il giorno. Sono in live, nonno! Eh? Sono in live, arrivederci. Ok. Allora raga, prendiamo il piccone, piccone, piccone. Guarda che ti vedono. Preso il piccone, piccone. No, mi fa una pipa. E allora ti la smetti? No. Perché ci do una zampata. Sì, daccela e dopo così me la ricompri. Ora è da mezz'ora. No, no, ti puoi essere via proprio da tutte le parti. È da mezz'ora e mezzo che c'è. Addio. E se non fa compiti non è mica colpa mia. Sì, allora ti racconto.
Ok, raga, adesso ho preso questo piccone. Ho preso quello a modo, però vabbè. Per fare questa cosa, devo anche evitare di prendere quello a modo. Ok, spacchiamo tutto fino... Vabbè, questo potevo lasciarlo, però... Perfetto, allora... Deve venire fino a qui, quindi uno a meno e... Perfetto. E poi, adesso... Tecnicamente deve tornare, che se no mi arrabbio. Ok, perfetto, adesso poi... Chiudiamo... Qua, ok. Adesso guardiamo un po' come funziona qui la situazione. Raga, mi sono sbagliata un'altra volta. Quindi torniamo su. Allora, torniamo qui. E qui l'ha spaccato. È molto difficile rifarlo, quindi... Ok, ho il telefono scarico. Molto bene. Adesso torna. Bene. Guardiamo, devo scendere ancora di 4. Vabbè, questo lo posso fare sempre. Aia. Aspettate, mangio un attimo questo perché sennò... Ok, allora, alto 2. Quindi, da qui. Mamma mia, di che ho sbagliato. Comunque, secondo me non è tanto simmetrico. Mi piace asimmetrico a me la roba, quindi va bene. Perfetto. Perfetto. Ok. Adesso ragazzi riempiamo per ora qua e poi ragazzi mi sa che... Ok. Prendiamo il legno. Ok, prendiamo questo e andiamo a mettere tutto in questa maniera. Lì no perché ci lasciamo il vetro quindi. Perfetto, guardiamo un po' come è venuto adesso. Scendiamo. Aia! Ok, scendiamo. Non è male. Credevo che venisse molto, molto, molto peggio. Però non è sempre tanto bello. Nel senso che è simmetrico. Andiamo a riempire, ho scoperto che qui così andava bene. Però vabbè. Ok, il primo piano, cioè il primo. La facciata, diciamo, è quasi pronta. Ma che manca il vetro, ovviamente quello lo metteremo in un'altra live perché abbiamo fatto tante cose in questa live, quindi qui sarà alto di 2. Ok, ok, e qua abbiamo fatto, raga, qui lo spacchiamo perché ci metteremo anche qui un vetro, se no mi sembra strano. Perfetto, qui sarà solamente la facciata, ovviamente. Qui, ragazzi, sarà solamente così. Facciamo solamente 1, 2, 3. 1, 2, 3. Così. 1, 2, 3. Così. Perfetto. Ovviamente non deve essere simmetrico, se no non sono io. Perfetto. E andiamo su anche con questa. Aia! Ovviamente manca solamente 20 minuti e poi dovremo stoppare questa diretta. Però va bene lo stesso. Ho sbagliato. Mangiamo. Mangiamo, mangiamo. Torniamo su. Torniamo su. Aspettiamo un attimo di fare di vita perché sennò... Io e la simmetria non si va tanto d'accordo. Perfetto. Allora, guardiamo un po' come sta avvenendo. Ovviamente qua saranno tutte impalcature. In questo momento sono di terra perché tanto non mi servono. Ok, andiamo a mettere anche qua.
già sarebbe buono se si finisse così, in questa maniera. Solamente l'impalcatura va 20 minuti, in realtà, ragazzi, non è che si può fare tanto, però noi ci proviamo lo stesso. Ok. Ok, giù, bruciati. 1, 2, 3. Ovviamente verrà tutto così con impalcatura, perché non è che deve essere bella, però deve essere tattica. Prendiamo, ok, questo qua di cobblestone non è impalcatura, quindi attenzione, perché non è impalcatura, è veramente la struttura in sé per sé. Ovviamente dopo sarà praticamente tantissimi vetri, quindi si vedrà tantissimi, però raga, non sopporto più questa suoneria. Adesso andiamo subito tanto a fare così. Scusate, devo levare un attimo la suoneria, perché basta, basta, un po' e poi basta. Ok, raga. Ah, no. Girati, girati, bravo, così. Tecnicamente non ne ho più. Andiamo a prendere dell'altra cobblestone. Comunque per oggi, che ho fatto poca roba in realtà, sono molto fiera, anche se è la prima live che sto procreando roba, tranne quella di prima, vabbè, che ho fatto il portale del Nether, se non avete visto, è solamente 20 minuti, potete vederlo, solamente quando apro il Nether, potete vederlo, dopo vi metterò anche... Ok, guardate, per ora sta venendo così, è veramente, veramente bello, mi piace poi. Poi ragazzi, verrà fatto tipo a cupola un po'. Sotto mi sa che andrò a mettere tipo le mucche, i cavalli, che voglio fare anche una specie di questa cosa, però questo mi serve per fare l'impalcatura. Per ora niente, voglio solamente metterci cose dei cavalli, perché voglio fare tanti altri cavalli, come sapete avevo già detto che facevo molti altri cavalli, quindi bene, ho messo sta mega male bene. Poi ovviamente illumina con torce, perché ho solamente, scusami, prima era notte, ragazzi, se volevo così, vabbè, è notte, bagaglio. Mondo troppo bello, e si bagna perché è troppo bello. Certo, facciamoci un bel bagno. Posso mirarci? Non ci miro. Vabbè, ok, ce l'ho fatta. Mi lavo, mi sto lavando. Ok, non sono normale, ragazzi, non sono normale, ma non importa. Ok, mi impuccio la guarda. E andiamo subito a fare questa cosa. Mi sto lavando. Ma chi ti ha mai nominato ha scritto TISBJLBBZT. Ok, ragazzi, andiamo subito a procreare roba, perché sì. Comunque forse off camera andrò a fare molta altra legna, anche secondo me basta, solamente la cobblestone stavolta, io credevo di fare molto più legno. In realtà, ragazzi, io credevo veramente di fare molto più legno, però addio, non so mai saltare, ok, l'ho fatto, credevo di no. Bene, allora, la prima facciata comunque si è quasi fatta, la seconda ovviamente è quasi fatta, andiamo a farla adesso con più. No, ecco, se si sbaglia così, però non va bene. Allora, 2, 3, perfetto. 1,
due, tre, aspetto. Uno e due. Ok, la prima facciata diciamo che è completata come mezza impalcatura. Ovviamente manca sempre tutto quanto, però andiamo sempre a fare questo perché così almeno è più bello. Tac, e anche qua lo andiamo a fare. Poi decideremo poi perché come vedo manca pochissimi minuti. No, non manca pochissimo, manca tipo 19 minuti. E poi chiuderò la live. No, scherzi, mi mancano. Non ci vedo, ok, adesso non posso vedere. Ok, e facciamo un attimo una scala in questa maniera. Ovviamente per andare nella nostra impalcatura. Aspetto, forse ci si arriva, precisi. No, facciamo una cosa. Ok, forse sì. Sì, sì. Mamma mia, preciso siamo arrivati, eh. Ok, adesso ovviamente andiamo a mettere questo anche di là e anche di là. E poi, raga, iniziamo subito a riempire gli altri spazi che magari andremo a fare con la legna, perché non tutto farò con il vetro, perché sennò spreco troppa roba e non ce la farò mai, perché ovviamente non ho tanto, io non ho tanto vetro, via, non ho tanta sabbia, quindi è molto più difficile farlo. E fatto. Ok, andiamo a completare tutto quanto qua. Facciamo sempre un'impalcatura, anzi no. Ok, allora partiamo da sopra e facciamo le prime, questo, allora questo ci sarà il legno, quindi aspettate, fatemi prendere il legno, questo è tutto legno, e ho fatto, e lo faremo alternato anche qua. Ovviamente in basso non andremo a mettere io qua, ma lo andremo a mettere da un'altra parte. Ovviamente anche qua non abbiamo fatto le impalcature, dovrei farle però. Ok. Ok, allora se qui, allora quindi va fatto qua. E fin qua è facile. E qui è fatto, e poi il primo mi sembra, non lo so, sì, il primo. Ok, quindi l'impalcatore poi l'abbiamo fatto comunque, il primo, come vedete, questo è tutto quanto. Adesso andiamo su, aia, sotto mi sa che lo lascerò tutto vetro, anzi no, perché viene figo così e non un po' scacchi. Mi sembra abbastanza figo da fare, quindi lo facciamo anche qua. E verrà tutto ovviamente a scacchi. Ok, allora, questo è fatto. Questo è fatto, adesso basta solamente fare qua. Guardate quanto cavolo è figo. Ok, adesso guardiamo un attimo, tre. Bisogna metterlo uguale ovviamente, perché sennò almeno questo, che tutto il coso è asimmetrico, almeno questo va fatto a modo. E poi qua bisogna lasciarlo di uno di due, quindi qua andrà fatto così. Perfetto, raga. Ok, allora, tutte le impalcature, no, tranne questo, adesso vedremo come farlo. Scusate, vado a chiudere la porta. Ok, tanto nel tragitto ho trovato anche lui.
sarebbe il mio gatto, il mio gattino, uno dei due gattini. Ok, che musa che addosso, bellino. Bacino, bacino. Bravo, sei libero di andare dove ti pare, anche se la porta è chiusa. Però. Ok, allora. Io farò molti altri vlog, cioè vlog farò. Qui dovrebbe essere questo, dovrebbe essere riempito. Ok, sì. Questo dovrebbe essere riempito in questa maniera. Se sentite miagolare come una mucca, è il mio gatto, tranquilli. Non muore il mio gatto. E ok, andiamo a fare sulle impalcature a modo. Anche in alto, anzi, prima facciamole qua. Che così almeno... Ok. Comunque a me queste impalcature non è che mi dispiacciono, cioè non le lascio ragazzi perché fanno... Cioè, sono belle, sì, perché vabbè sono fatte io, quindi sono tutte belle. Eccolo! Eccolo! Dammelo! No. Va bene, abbiamo tanto, quindi... Ok. E come? Primo punto è quasi. Già. Finito? Tutto finito, non è che vieni con me. Ok, eccolo qua, si muove la sedia, quindi... Vieni un po' più qua, che così ti vedono. No, Jenna. Ecco, vabbè, lo vedete qua, non so se si vede tanto, però è qua. Questo è il mio gatto. Scemo, perché è scemo. Finita questa interruzione, sto perdendo tempo. Possiamo riprendere le nostre impalcature e stavamo parlando ovviamente di impalcature, qua ovviamente non la faremo un'altra impalcatura. Manca ovviamente 5 minuti ragazzi e siamo nella cacca. Quindi direi subito di iniziare a riempire tutto quanto. Allora il primo, finiamo di riempire questo ragazzi che non so se ci vorrà 5 minuti o ce ne vorrà 10, però lo finiamo almeno questo, il primo pezzo abbiamo quasi finito. Vabbè, ci posso fare anche altro. Però, vabbè. Ok, raga. L'ho riempito tutto. Ovviamente la prima parte è tutta fatta. Ci sarà. Ovviamente, se posso faccio veloce, posso farlo. Se non faccio veloce, no. Forse ce la faccio. Sì, magari se ci miro anche dove devo andare. Ok, raga, riempiamo velocemente anche questo. Perfetto, manca sempre molto altro tempo. Quindi... Per ora è quasi fatto, non tutto completato ovviamente, però diciamo la maggior parte sì, comunque sia l'estetica diciamo, non proprio tutto quanto. E non ci si può fare, no? Ovviamente. Adesso... Così voglio vedere se c'è. Va bene, può andare così anche, bello lo stesso. Perfetto, raga. Manca sempre 3 minuti, questi 3 minuti li possiamo sempre sfruttare.
per mettere. Oh, ok, finalmente. Per ora questa live è la live più lunga, forse. Forse adesso, non oggi, oggi smetto con questo computer. Però forse prima o poi farò tutte le impalcature off camera. Ovviamente queste impalcature le leveremo prima o poi, quindi. Perché questo non c'entra niente, però vabbè. Adesso c'è, c'è. Sono molto contenta del risultato che mi è venuto per ora. Nel senso, l'ho fatto in mezz'ora, quindi ragazzi, se nelle prossime live, che forse non farò così, per ora viene abbastanza bene. Questa è la parte 1, poi c'è la parte 2, che ovviamente faremo non oggi, ovviamente. Poi cercherò di andare a prendere molta sabbia, ovviamente. Forse farò anche un video che prendo tutto il necessario per continuare la mia live. E adesso lo faccio vedere dall'alto, per ora non è un granché, però sono molto soddisfatta. Credo che mi sia molto peggio. L'ho già detto mille volte, è gigante comunque sia. Quindi raga, adesso stiamo un attimo qui così, vi parlo io da qua. Chiudiamo tutto questo. Ok, mi vedete qua. Bene. Allora aspettate, possiamo far così. Ok raga. Questa live è stata veramente, veramente dura. È stata veramente, veramente faticosa. Quindi ragazzi, a me mi piace. Solo per questo gatto che adesso, vabbè, non sto accendo la luce, forse si vedrà. Vabbè, si vede poco. Adesso faccio vedere in questa maniera. Ok, eccolo qua. Si è visto adesso. Ho girato la webcam. Quindi, raga, adesso chiudo, mi vesto, vado a fare un giro fuori, in bici, non lo so, da qualche parte, vedrò. Non davanti allo schermo perché non ce la faccio più, veramente, tutto questo Minecraft così tanto in queste poche ore. In realtà adesso torno. Veramente è stato troppe ore, quindi raga. Poi farò anche una live che sarà ovviamente di tutorial. Faccio tanti tutorial in una live, così che non faccio diversi video e mi torna veramente meglio a me così, in questa maniera. E quindi niente, per questo video è tutto. Vabbè, non è un video, questa live è tutto, ragazzi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, non condividete, però almeno fatemi arrivare a 50 follower, ragazzi.